Vittoria al Cardiopalma-Veri Gladiator che vince 1-0 al 93esimo contro Lanzio, uno scontro diretto importantissimo per i nerazzurri che lo conquistano grazie al gol di Castaldo. Ma io credo che innanzitutto bisogna fare un plauso ai tifosi che oggi sono stati veramente numerosissimi. Io ricordo questi tifosi, li ho visti nel 2011-12 quando avevamo una squadra stratosferica, e quindi riportare da 50 tifosi a quasi 2000 persone credo che sia il grande punto di partenza e una grande vittoria. Poi io negli spogliatoi, come mio di consueto, parlo sempre alla squadra e al tecnico, e lo ripeto per l'ennesima volta: noi siamo orgogliosi, io sono orgoglioso di avere secondo me un ottimo allenatore, perché poi da fuori sono tutti allenatori, però gestire dei calciatori importanti oppure avere una panchina folta dove ti può cambiare la partita, ecco, un tecnico non è stupido quando ci sia molti cambi e poi qualcuno crede che debbano giocare. Purtroppo in campo si va in 11 e l'allenatore ritiene opportuno far giocare solo chi è più pronto in quel momento, ma ci sono calciatori che magari in partita ti possono cambiare volto della gara, e oggi è stata la stessa cosa, lo è stato a Cassino, lo è stato a San Marzano. Quindi noi abbiamo una rosa di 20 calciatori, una rosa di 27 calciatori molto molto importante. Poi una vittoria del Cardiopalma, una vittoria che ormai ci siamo abituati, perché nessuno ti regala niente, era uno scontro diretto importante. Tenevamo a giocare contro una squadra che si è chiusa per 85 minuti senza farti giocare, poi siamo stati bravi, abili, fortunati, ma credo che il gol lo avremmo meritato anche prima. Decisivo Gigi Castaldo, che ci ha creduto su quella palla. Ne parlavamo prima col mister, ha avuto la chance settimana scorsa, poi l'assist per Liccardi 2 settimane fa, e oggi finalmente il gol che ha fatto esplodere il Piccirillo. Ma è un gol che ha fatto esplodere il Piccirillo, ha fatto esplodere tutti quanti noi e ci ha fatto fare un bel balzo in classifica, perché è inutile negare, è vero che sono il primo a dire di non guardare la classifica, però vediamo da dove siamo partiti, dove siamo, e non ci dobbiamo fermare, come il Tour de France, come il Giro d'Italia. Io utilizzo queste massime, queste metafore: questa era una tappa importante, ne mancano 6 e dobbiamo raggiungere la corsa al Giro d'Italia, per così dire. Dedico questa bellissima vittoria a tutte le persone che sono venute al campo, perché oggi è la domenica delle palme, stare qui e non stare con le famiglie credo che sia una cosa molto molto bella. Poi la dedico al nuovo gladiatore, al figlio del nostro segretario Daniele Longo, al piccolo Andrea, perché glielo avevo promesso. E poi devo dire una cosa che mi sta a cuore: io a 10 minuti dalla fine sono entrato in segreteria, in verità, guardando una foto dove mi vede vicino ad Amedeo Liccardi, e ho detto: aiutaci tu a farci fare un gol. Ed è la verità, vi giuro che così è. Con grande emozione voglio ricordare anche Amedeo Liccardi.